Juventus-Udinese 1-0. Come dicevo ieri sera, bella vittoria, ma brutta, brutta prestazione. Una Juve, parliamoci chiaro, una Juve inguardabile, una Juve inguardabile. Se guardiamo le occasioni da gol, quelle nitide, il colpo di testa di Rugani e il gol mancato di Ken a tu per tu col portiere. Ora facciamo le pagelle. Pagelle che vi dico la verità, saranno delle pagelle orribili. Però, prima di andare con le pagelle, come sempre, vi ricordo iscrizione al canale perché tanto è gratis, mi sostenete gratuitamente. Io sono sempre live con voi, attivando la campanellina, lasciate un like e poi mi raccomando, commentate perché voglio sapere la vostra opinione. Poi, per gli amanti del calcio, scaricate il numero di Zappi tutta italiana, l'app del calcio numero 1, notizie di calciomercato, Serie A, calcio femminile e tutto quello che volete sapere con tanti video e notizie. In prima linea, link in descrizione su questo video. Ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signori, ma i signori, quelli veri, quelli gobbi, bianconiere della vecchia signora, rieccoci qui un giorno sì, un giorno. Allora, io sono felice della vittoria. Questa è una vittoria per i gufi. Stanno gufando tutti, stanno male. Le farmacie da ieri sera sono affollate, tutti a comprare. Protezione per lo stomaco, acidità a mille per gli interisti, i napoletani si stanno rodendo perché la Juve attualmente al photo finish di Horto Muso, la Juve continua a vincere, ottava vittoria consecutiva, 8 giornate senza subire gol, una difesa che da 700 minuti praticamente non subisce gol, sono numeri importantissimi, però c'è sempre un però. Una Juve che gioca male, una Juve che non produce gioco, una Juve che, io voglio essere onesto, a parte l'euforia della vittoria ieri al 90esimo, io ero allo stadio, una goduria immensa, ma però per 90 minuti, signori miei, io per 90 minuti mi sono rotto le palle, vi dico la verità. La situazione è veramente critica, una situazione. Non mi vengono le parole perché non voglio essere volgare, però così non si può andare avanti. Come dire, noi allo stadio paghiamo anche un biglietto, da casa c'è chi paga abbonamenti attualmente alle stelle e la Juve non ci sta facendo divertire, ma sta uccidendo gli avversari, i gufi, perché queste vittorie al photo finish ci fanno male. Ma noi tifosi abbiamo anche bisogno un po', ma dico un po', di gioco, divertirci allo stadio, un po' di emozioni con qualche bella giocata. Tutto questo ad oggi alla Juve non esiste. Non subiamo gol, ma non produciamo gioco. Una Juve che si è vista bella forse contro la Lazio, secondo tempo con l'Inter, poi la Juve di nuovo sta latitando col gioco, prestazione. Idem quella che abbiamo giocato con il Verona, al Bendegodi, brutta prestazione con la Cremonese, brutta prestazione con l'Udinese. Io voglio che il signor Mister si svegli Allegri, che dia un bel gioco. Io non ti sto più insultando, cerco di difenderti, dico che tu sei il progetto della Juve, però così, signori miei, ci mangiano la faccia, sia gli anti-juventini che gli anti-allegriani. Quando ti possiamo difendere, caro Max, si è arrivato al limite. Cioè, così è una Juve improponibile. Andiamo con queste pagelle. Andiamo. Wojciech Szczęsny, signori miei, ha fatto forse un paio di paratine. Diamo un 6 sindacale. Non è che state impegnato così tanto. Due parate su due tiretti. Mi ricordo uno di testa e uno, un tiro poi, diciamo, dell'attaccante dell'Udinese. Ma niente di che. Diamo un voto 6. La difesa è quella che voglio dare un 7 generale da Danilo, Alexandro, allo stesso Rugani che l'ho visto veramente bene. Alexandro ha fatto la sua onesta partita, lo stesso Rugani ha giocato bene. Danilo lo sappiamo tutti, Danilo, il capitan futuro è qualcosa di enorme. Non solo difende, gestisce bene la difesa, lui è uno degli artefici di questi 0 gol subiti in 8 partite. Se fa pure gol, ci fa vincere la partita. 7 generale alla difesa, ma un bel 8,5 lo voglio dare a Danilo perché è onnipotente. Il centrocampo togliendo Rabiot, che gli do voto 7 perché è l'unico. Oggi è l'anima. Rabiot è come l'aglio, è all'anima. Ebbene, lui è l'anima di questa squadra. C'è poco da fare. Lo volete criticare, lo vogliamo criticare, e Rabiot per 3 anni era latitante, ma Rabiot oggi, grazie a lui che la Juve riesce un po' a centrocampo a fare qualcosina.
Do un voto 7 a Rabiot, ma tutto il resto del centrocampo. Locatelli è da 4. Miretti è da 5 e mezzo. Cioè, Locatelli ha sbagliato di tutto ieri. Di tutto. Altro che regista. Ma che regista? Forse di film horror o film porno. Una cosa oscena vederlo giocare ieri. Mi dispiace dirlo, voglio essere duro. Miretti ieri non è stata una delle migliori prestazioni. La Juve sta credendo sui giovani, lo stesso Allegri li fa giocare. Però, carissimo Miretti, sei giovane ti facciamo giocare, ma devi darti una svegliata. Io ti ho visto io dal campo. Avevi paura a mettere la gamba. Hai paura a fare la giocata. Non è così, perché quando è entrato poi il signor Fagioli, un altro giocatore, non ha paura, gioca con grinta, tende la giocata, si inserisce bene, costruisce. E invece, signor Miretti, devi svegliarti. Andiamo ancora avanti. Kostić, ieri Kostić una dormita infinita, non ha saltato mai una volta l'uomo, non ha fatto un grosso decente, ma lo voglio giustificare, gli do 5 e mezzo. Nelle altre partite ha sempre dato tanto, però il signor Kostić deve anche svegliarsi. Non è che se fai 20 assist e fai tanti cross in 20 partite, poi le altre partite fai quello che vuoi. Non mi sta bene, ti becchi 5 e mezzo. Poi andiamo avanti. In attacco, Kenny ha fatto un reparto da solo. Kenny da un bel 6 e mezzo. Ha corso tanto, ha sbagliato qualche gol, sì, ma era solo, abbandonato a se stesso. Ma come un bufalo si difendeva, proteggeva palla, correva, cercava di fare scatti. Era il bufalo solitario e ha giocato bene. È mancato il gol, ma signori miei, non gli arrivavano palloni. Ha fatto il reparto da solo, il 6 e mezzo se lo merita tutto. Se lo merita alla stragrande e non lo voglio mettere in dubbio. McKennie, gli do un 6 perché voglio essere buono, ma idem, McKennie è un giocatore che gioca alla Juve oggi perché non ci sono alternative migliori. Ma non è un giocatore da Juve, voglio essere onesto. Idem McKennie. Eh sì, tanta corsa vuole fare, ma rimane sempre un mezzo giocatore. A me mi dispiace dirlo. A me mi dispiace dirlo su McKennie, ma non è il giocatore che voglio alla Juventus. Questa è purtroppo è la verità, è la verità. Poi tutto il resto, possiamo andare avanti ancora. Di Maria. Di Maria ha fatto qualche assist, qualche bel passaggio, ma io da Di Maria pretendo molto di più. Ti abbiamo acquistato per fare la differenza, ti abbiamo acquistato perché tu sei il nostro top player. Di Maria, ti devi svegliare, caro mio. Ieri ti abbiamo accolto con gli applausi, campione del mondo e viva e viva. Però, Di Maria, ti abbiamo pagato onestamente per vedere un fenomeno, non per vedere un giocatore che si limita a fare un assist, qualche giocata e finisce lì. Troppo poco, Di Maria, ti do un 6 e mezzo perché sono buono. I subentrati. Paredes ha fatto l'assist dell'assist, ma troppo poco. Devi inventare, devi farti dare fiducia ad Allegri. Se Allegri non ti dà fiducia, ancora c'è qualcosa che non va. Signor Paredes, io ti do un 6 sindacale perché hai fatto l'assist dell'assist, passaggio a Chiesa e Chiesa la mette poi centralmente dove non la butta dentro, ma ancora troppo poco. Carissimo, carissimo signor Paredes. Chiesa gli do 7. Assist, entra, fa la differenza. Riesce a calciare in porta, corre, spacca le partite. È Chiesa quello che noi ci manca. Lo sta addossando bene Allegri, perché sa che Chiesa può essere importante contro il Napoli. Chiesa è il giocatore che la Juve non può fare a meno. E infatti gli do 7. Chiesa è immenso. Chiesa è immenso, e questa è la verità. Poi tutto il resto, tutti gli altri giocatori devono darsi una svegliata. La Juve anche quando entra dalla panchina, signori miei, dovete svegliarvi. Alla Juve non si è soltanto forti se giocate titolari. Quando entrate dalla panchina dovete dare ancora di più. Questa Juve, lo ripeto, bella vittoria ma bruttissima prestazione. Così io non posso essere contento al 100%. Vittoria importante, 8 vittorie consecutive, 0 gol subiti, c'è da essere felice. Bene, ma è il momento che la Juve inizi a dare un po' di emozione, un po' di spettacolo. Quello che ieri purtroppo non si è visto in campo. Nel gioco che la Juve ha regalato, io spero soltanto che pian piano la Juve, a parte non subire gol e a vincere, inizi a dare qualcosa in più come prestazione, perché il Cortuluso va bene, ma va anche bene far divertire chi paga dei soldi per vedere una bellissima partita. Scusatemi se sono stato duro, però onestamente, dopo una prestazione così, felice per la vittoria, ma voglio che la Juve inizi a svegliarsi, inizi a giocare anche un po' a calcio. Signori miei, vi voglio sempre bene. Chiudiamo qui questo video, non voglio essere troppo lungo, non voglio essere noioso, sicuramente, assolutamente. Vi ricordo, come sempre, iscrivetevi al canale, like,
Commento e campanellina. Fino alla fine, forza Juve o sa benedica a tutti, gli me ne vaio. C'ha quanto roda gli interisti napoletani che la Juve continua a vincere giocando male. Sì, andate in farmacia a comprarvi protezione per l'acidità.